fattoria sociale è un luogo solidale, uno spazio altro dove i nostri ragazzi possono sperimentare la cura intesa in termini di progresso e miglioramento della qualità della vita. Siamo precisamente al Villarè, io dico centro di vita Villarè. Centro di vita perché in effetti qui i nostri ragazzi possono sperimentare una nuova possibilità di vita. La fattoria sociale all'interno porta con sé un progetto che si chiama Abba Therapy e Natura Amica. La coordinatrice di questo progetto sono io, sono la dottoressa Silvestri, Maria Catena, che grazie ad Angelo Villari, che è il titolare di questo posto meraviglioso, e a Marzia Villari, che ci aiuta a coadiuvare tutte le attività, abbiamo realizzato un sogno. Il progetto è aperto a bambini, adolescenti e adulti aventi un disturbo del neurosviluppo. Nello specifico abbiamo ragazzi affetti da autismo, disturbi del comportamento di vario genere, disturbi da iperattività, deficit dell'attenzione, che tutti i fine settimana, precisamente il venerdì e il sabato, arrivano qui con un sogno nel cassetto. L'obiettivo è quello sì di lavorare anche sulla riabilitazione, sicuramente è terapeutico, la possibilità di fare dei laboratori di gruppo, migliorando una serie di competenze, lavorano sull'autonomia, lavorano sulle abilità sociali, lavorano anche sullo sviluppare nuove abilità da un punto di vista della motricità. Però l'aspetto più importante è questo, la possibilità di sperimentare una relazione sana. Grazie a questi laboratori, anche artigianali, i nostri bambini nel sabato pomeriggio hanno la possibilità di coltivare la frutta, coltivare gli ortaggi, raccogliere la frutta e mangiare essi stessi il prodotto che hanno raccolto. Questo chiaramente ha delle ricadute anche a livello della gratificazione personale, dell'autostima. Questo diventa un gran successo per noi operatori.